Buongiorno a tutti, bentornati qui da Radio Praxis con il solito appuntamento musicale. Siamo Matt e Buongiorno a Frank. tutti. Ciao Matt. Come sempre, ciao Frank, e come sempre siamo qui per parlarvi di buona musica. E questa buona musica questa volta è la semplicemente parte 2 di Verdena, in cui andremo a affrontare i Verdena. Abbiamo visto, ecco, insomma, i Verdena nella parte 1. In una maniera più descrittiva riguardo anche a chi non li conoscesse. In un certo senso siamo andati a utilizzando i primi dischi a descrivere quali sono le direzioni, quali erano in realtà, perché adesso non si sa più, ma quali erano le direzioni dei Verdena negli inizi e qual è stata, diciamo, quali sono state forse le influenze che noi possiamo ipoteticamente trovare nei Verdena e chi sono in realtà i Verdena. Nella seconda parte, in realtà, secondo me, ecco quello che abbiamo pensato io e Frank, che ci sembrava giusto adesso andare un po' più a fondo a quel che in realtà sono i Verdena, al di fuori della persona, ma cosa sono più nel senso dell'essence, del pensiero che potrebbe o si nasconde dietro i Verdena e la loro musica. Abbiamo lasciato in realtà la puntata Una precedente con domanda in una domanda. sospeso. Esatto, è una domanda che in realtà ci aiuterà adesso molto a iniziare. Io ci ho pensato un sacco in realtà, perché la domanda era già nata con una forma di risposta, ovviamente per me già formata come risposta, avevo già idea di quale sarebbe stata la mia risposta. Ma in realtà, come ogni persona sapiente, bisogna ricredersi di quel che si pensa anche delle volte, quindi ho passato, diciamo, parte della settimana a pensare anche a questo, a pensare i Verdena sono cosa riguardo a quella musica italiana, così poi tra l'altro difficile, cioè come l'abbiamo descritta già più volte, è un mondo complesso, è un mondo che ancora vive di una cultura bigotta anche in un certo senso, Sì. nel nuovo termine, cioè nel nuovo senso che si può dare al bigottismo, anche riguardo a quello che dicemmo della musica trap e di tante altre cose. Vorrei in realtà far parlare Frank, riguardo a questa cosa, perché in realtà, non so lui invece che cosa ha pensato durante questa settimana riguardo a Verdena. Ok, Matt, allora, ho pensato anch'io a questa cosa. Alla domanda e anche a non solo una risposta che può esserci, ma tante risposte che possono esserci. Diciamo che sì, io credo che i Verdena siano quel gruppo che è riuscito ad andare fuori dagli schemi di quella che era la musica italiana ai tempi. Vedremo, non parlo al presente perché adesso vedremo quest'anno se confermeranno questa direzione. Certo, non si può, forse non si può dire che sia l'unico gruppo che sia riuscito a fare questa cosa, però anche lì bisogna poi vedere cosa intendiamo per successo. Cioè, penso ad esempio a quello che fecero gli Area. Quello che insomma riuscirono a fare loro, anche se lì possiamo parlare di una forma di successo molto diversa, era più una forma di rispetto che loro avevano nell'underground, in qualche modo anche fuori dall'Italia, anzi forse soprattutto fuori dall'Italia. E i Verdena invece si sono mossi insomma in una maniera molto diversa. Ne abbiamo parlato l'altra volta di come loro siano mediaticamente nati su MTV, comunque come MTV abbia spinto all'inizio i loro video, si siano anche clamorosamente lasciati intervistare da MTV, perché loro di interviste praticamente non se ne parla, se ne parla poco, almeno di quelle in video. Però ecco, tornando diciamo ai giorni nostri, al di là del fatto che l'unico concorrente, forse in questo senso, può essere Io sono un cane, che però
rispetto a loro è ancora giovane per poter dire sì, ha avuto successo muovendosi al di fuori, si può dire solo che per ora si sta muovendo al di fuori di certi schemi, e comunque fino a un certo punto, nel senso che io sono un cane, per fortuna aggiungo, però è comunque presente molto di più il cantautorato degli anni 70, degli anni 60, anche 80. Adesso sono uscito con una cover di Luigi Tenco, si sente che è forte ancora. I Verdena no, cioè i Verdena, certo, è chiaro che ci sono influssi, ci sono dei riferimenti, è impossibile che non siano stati toccati da niente che non sia italiano. Però i Verdena, adesso, prima di iniziare la trasmissione, stavamo sentendo un paio di pezzi di quello che è forse uno dei loro dischi più grandi, cioè Requiem. E ci siamo accorti di come i Verdena stessero davvero sfondando il muro della musica pop italiana, riuscendo a fare pezzi pop come Angie. Non so, secondo me tu qualcosa su Angie la vuoi dire. Ma in realtà, ecco, sotto tutti gli aspetti, Verdena hanno distrutto quello che è l'idea del pop, rispetto anche agli Aria, come dicevi tu, nel senso che gli Aria comunque si muovevano in un periodo storico in cui il pop era quasi progressivo in quegli anni, cioè quindi in realtà si muovevano Sì, nel vero. pop. I Verdena invece si sono mossi negli anni in cui il pop era Francesco Renga, che è abbastanza differente. Sì. Direi che anche una cosa interessante da dire è sì che hanno provato anche a essere pop sotto quegli aspetti, e come dici tu, esatto, cioè Angie nella dimostrazione, Angie è un pezzo pop a tutti gli effetti, un piano che suona e una chitarra che suona sono pop, la sua voce è la più pop che lui abbia mai fatto e abbia mai cantato in modo, in maniera più pop che abbia mai cantato in tutta la carriera di Verdena, quindi c'è una denuncia quasi al pop, perché poi Angie è una canzone che arriva a dire delle cose come penso che possiamo dirle in radio queste cose, arriva a dire cose come Dio è gay, e lì c'è l'eccesso, lì c'è qualcosa che non puoi portare a Sanremo, lì c'è qualcosa che non puoi portare nel mondo del pop, ma comunque c'è arrivato, perché Angie è un pezzo che passava anch'esso per MTV, è passato per i canali televisivi, è Sì. passato in radio, è un pezzo che comunque è riuscito ad arrivare dove altri pezzi dello stesso livello, come gli After Hours, per dirti, ci sono riusciti, ma sotto forme diverse, hanno dovuto giocare in maniera diversa certe cose, rispetto a invece Verdena, che anche nei suoni, in realtà, con tanto che all'interno del disco ci sia spiattellato un pezzo come Angie, ci cioè hanno spiattellato un pezzo come Don Calisto. Qui, secondo me, è la grandezza di Requiem, la capacità di non farti sentire neanche la differenza che ci sia tra un pezzo come Angie e un pezzo come Requiem, e quanto in realtà il pop, la differenziazione di un pezzo pop, sia semplicemente una questione commerciale, perché poi d'altro canto, la musica è fatta di sfumature diverse ed è fatta di suoni diversi e non Sì, esiste. basti anche pensare a Muori di lei. Muori di lei è un pezzo molto duro a livello sonoro, però è uno dei pezzi insieme a Angie che forse ha avuto più fortuna insomma, nella discografia dei Verdena, al Penso di là degli fosse tra i più appassionati di quel famosi. livello. Sì, pensa che insomma, l'edizione di quest'anno di X Factor, una delle cover che si è fatta era Muori di lei. De Verdena, tra l'altro con Luca De Verdena, vabbè, quello poi è una cosa in più. Però voglio dire, è un suono durissimo, però è riuscito in qualche modo a diventare pop. È chiaro che è sempre un pezzo che non può andare a Sanremo, che quella roba lì la distrugge. Però è qualcosa che sono riusciti a far avere un eco. A pezzi del genere, cioè non è da poco. Io penso che soprattutto, ecco, abbiano stravolto la canzone italiana, cioè Angie stravolge la canzone italiana a tutti gli effetti, cioè creare un pezzo che suona te lo senti, come ti sentiresti un pezzo di, ecco, Francesco Renga, ti senti Angie.
Ma la realtà dei fatti ti dà le stesse emozioni, cioè sono una canzone d'amore che parla, e poi arriveremo anche ad analizzare questa parte di Verdena, ma aspetto adesso per dirlo, ma comunque è una canzone, mettiamo, ecco, a livello proprio stilistico, di amore, perché comunque parla di un pseudo rapporto, cioè quindi un qualcosa che comunque riguarda l'amore in un certo senso, e quindi ti dà quella sensazione di canzone d'amore, ma te lo dà in una maniera in cui non... Che non è semplice o banale, riesce a darti in una maniera potentissima, riesce a darti queste sensazioni, ti dà una canzone d'amore, però ti ci spiattella dentro qualcosa che è inaspettatamente che non trovi e che non ti aspetti all'interno di una canzone d'amore. E lì arriva il punto in cui Verdena, secondo me, sono diventano i carnefici della canzone d'amore pop, della canzone proprio italiana, cioè loro ridistruggono, reinventano quello che è una possibile canzone italiana, e da qui secondo me arriva anche la possibilità, cioè quindi arriva, c'è la possibilità che arrivino anche influenzate band come gli Zen Circus, che riescono poi ad avere il loro successo, secondo me grazie anche a un riflusso di quello che sono i Verdena, o nel senso che i Verdena erano arrivati a talmente tanta gente che hanno permesso anche a band come gli Zen Circus, che senza Verdena forse non sarebbero mai arrivati. Non so se mi Certo. spiego in un certo senso. Quindi anche Sì, così come tante altre band di quel periodo, di quel vecchio indie rock. sì, esatto, ma dico i Zen Circus perché gli Zen Circus poi, secondo me, dopo i Verdena sono stati quelli che si sono permessi di stravolgere anche loro stessi la canzone, perché in un certo senso gli Zen Circus sono dei cantatori. Fatti da band, ma in realtà è cantautorato la loro musica. Sono arrivati anche loro a dire cose tipo: hanno fatto un'intera canzone in cui il ritornello è Dio non esiste. Cioè, nei tempi in cui io mi ricordo ero ragazzino, per noi era qualcosa che non era mai stato. È chiaro che adesso forse col rap, la trap, questo sembra essere cioè sembra si esagera ogni volta nei testi, e quindi sembra normale esagerare nei testi, ma in realtà nel cantautorato non era così facile esagerare nei testi, soprattutto non era usuale. La religione cattolica, quando eravamo ragazzini noi, era ancora potente sotto questi aspetti, nessuno si permetteva di offendere o comunque di provare a dire il contrario. Sì, a proposito di questa cosa di Dio, è interessante il fatto che nello stravolgere la canzone pop, in qualche modo anche il cantautorato, perché comunque quello dei Verdena può essere definito un nuovo cantautorato, Certo. loro fondamentalmente poi non si distacchino molto da una riflessione nichilista che forse c'era già un po' di tempo fa, quando Guccini diceva Dio è morto, È citando chiaro, Nietzsche. cioè, esatto, però Guccini in realtà, quando lo faceva Guccini, era in una maniera molto più pacata di quello che in realtà poi è stato l'affronto proprio quasi politico dei Verdena o degli Zen Circus, nel senso che quello di Guccini, per amor del cielo, nulla da dire a Guccini, c'è molta stima per Grazie. Guccini dal mio canto, però quel che voglio dire è che nei Verdena è arrivato il punto in cui, mentre in Guccini era una provocazione politica, in quella dei Verdena ormai è una provocazione sociale, e me ne fotto che te ne frega, perché a me non me ne frega della tua religione cattolica. Guccini non era uguale, Guccini gli importava combattere proprio quello. E invece lì nei Verdena inizia a essere, diciamo, la conseguenza di Guccini. Inizia a essere: io sono una persona che se ne fotte della tua sensibilità cristiana e dico quello che cazzo mi pare. Ok? Sì. Siamo secondo me, a qualcosa di molto più rivoluzionario di quello che Guccini stesso è riuscito a fare. Cioè, siamo al punk, siamo all'estremo menefreghismo di certi canoni che ormai sono vecchi, sono bigotti, e a me non mi interessa più rispettare i tuoi canoni. Cioè, Sì, sono anche espressione di generazioni diverse che hanno raccolto
cioè chiaramente Guccini in quel momento, così come tutto quel mondo del cantautorato che gravitava attorno a Guccini, da De Andrea, Dalla, eccetera, è chiaro che dovessero raccogliere, un po' rappresentavano politicamente i fermi a livello musicale. E invece Verdena sono l'espressione di una generazione che ha superato questo, c'era Requiem 2007, c'è cioè la generazione che questa forte sensibilità politica non ce l'aveva più, invece aveva problemi molto più grandi, molto più esistenzialisti e psicologici, credo. Credo che eravamo, cioè, che siamo arrivati a un punto in cui Verdena rappresenta comunque una generazione loro stessi, cioè quindi la loro generazione, che non è neanche la nostra, è una Sì. generazione più grande della nostra, che è una generazione che in realtà era arrivata a un punto in cui, ecco sì, cioè è arrivata a un punto in cui in realtà il mondo sta andando avanti, e in realtà l'Italia rimaneva indietro, e quindi secondo me gli Zen Circus, i Verdena sono stati un modo che, azzardo dire, ha permesso anche alla musica di oggi di essere più aperta sotto certi punti di vista. Anche l'arrivo degli Zen Circus a Sanremo ha cambiato le porte di Sanremo, cioè non è che perché adesso sembrano l'arrivo dei nuovi trapper e cose del genere, però in realtà dei primi cambiamenti cioè i primi attacchi a Sanremo, come in realtà palco di Sanremo, sono stati gli Zen Circus, Perturbazione, ci sono stati anche altri, ci sono stati Marlene Kunz. Lì arrivò un attimo il Sì. cercare di cambiare Sanremo, ma anche se secondo me rientriamo, come già avevo detto con te, in una macchina che poi in realtà è Sanremo che trasforma te, non sei mai tu che cambi Sanremo. Questa è la mia visione delle cose, però. Sì, che non è poi anche no, cioè voglio dire, prima forse in una fase più adolescenziale io come tanti, ecco, cioè avevamo questa cosa di essere per forza contro Sanremo. Adesso il fatto che i Zen Circus vadano a Sanremo o che ci vada, non so, qualsiasi altro personaggio, che gli After Hours, Manuel Agnelli, che quest'anno probabilmente tornerà come ospite, eccetera. Io credo che sia un bene, cioè, non penso più che si debba andare contro Sanremo, che bisogna boicottarlo e queste cose qui. Cioè, a me fa piacere vedere questi personaggi che vanno a Sanremo, poi è chiaro, si adeguano a un certo modo di fare spettacolo, finisce lì, è lo show televisivo, è la kermesse, una volta fatto quello poi si torna alle cose serie. Però il fatto che siano lì, ecco, non lo giudico come qualcosa per forza malvagio in sé. Ma il giudizio dell'artista che va a Sanremo non è mai giustificato, cioè nel senso, non credo che bisogna attaccare l'artista che va a Sanremo, cioè non è quello l'intento. Esatto. Però io invece sono contrario sul fatto che non si debba in un certo senso pensare di boicottare anche Sanremo, sotto le forme di vista, e penso anche perché la metà del pubblico italiano è sensibilizzato ad ascoltare la musica in base a Sanremo. Questo per me è una visione che poi rende le cose, ecco, il motivo per cui in Italia la musica di un determinato tipo non riesce ad arrivare dove arriva, invece all'estero sì. Sì, questo è vero. Però la cosa interessante è, cioè, appunto perché Sanremo raccoglie molto pubblico e molte persone poi si ascoltano la roba che esce da Sanremo, non è male l'idea di popolarlo di buoni gruppi, cioè di eliminare il Sì. Renga, di eliminare Non dico quello, Oletta non dico quello, che in realtà poi alla fine, secondo me, queste persone che vanno a Sanremo vengono, beh, questo lo dico anche per cose che ho sentito dire, cioè Manuel Agnelli in realtà quando va a Sanremo, in realtà il pubblico di Sanremo è tanto, talmente tanto addestrato a sentire certe cose che quando sente Manuel Agnelli lo prende solo a parole. Cioè, quindi Manuel Agnelli quello che ci guadagna a Sanremo sono parole, basta. Sì, Cioè, è un vabbè, buffone, questa è è un purtroppo coglione, quindi è un po' prendiamolo. lo scontro tra illusione e disillusione, cioè Manuel Agnelli nel suo anche partecipare X Factor, eccetera, lui l'ha sempre detto, è ancora illuso che qualcosa possa cambiare, però non è male, cioè, avere questa illusione. No, no, assolutamente no. I Verdena comunque, invece, secondo me, si sono sempre distanziati da questo mondo.
Anche se ultimamente hanno fatto Sì, delle loro comparsate. sicuramente disillusi. Esatto, sono sicuramente disillusi. E qui secondo me la forza è Verdena rispetto ad altre band. Mo, Sì. non voglio elogiare i Verdena su altri dicendo che i Verdena sono migliori di altri. Io ritengo che i Verdena sia una delle migliori band italiane mai esistite. Quindi mi dispiace, lo dico qui, non lo ripeto. E soprattutto non penso che mi sentirò. Anche se non so qual è il futuro di Verdena, non mi sentirò mai, non proverò mai rimorso per quello che sto dicendo riguardo a Verdena. Cioè, qualsiasi cosa in futuro i Verdena faranno, quel che hanno fatto è una delle cose più grandi che siano mai state fatte nella storia della musica italiana, a mio parere. Ed è Requiem. Sì, assolutamente sì. Che con tutto quel che possiamo dire riguardo alla musica italiana, Requiem penso sia una grande pietra miliare della storia della musica italiana ormai. La possiamo quasi Sì, considerare pietra penso miliare. che cioè, Requiem è uno di quei dischi che per forza di cose diventano uno spartiacque all'interno della musica italiana. Cioè non c'è niente che prima di Requiem o dopo Requiem abbia suonato nello stesso modo. Non c'è, anche volendo prendere i suoni più duri che ci siano tra quel genere, non so, il teatro degli orrori, eccetera. Però Requiem ha quella maturità, a livello testuale, a livello musicale, c'è un'armonia così forte, anche questo equilibrio tra il pop e dei momenti che sono puro sperimentalismo, tra elettronica, ritmi che ammiccano all'Africa, quasi noise, è qualcosa di. Magari ci sarà qualcuno anche che spero prima o poi nella musica italiana farà qualcosa di. Che sia altrettanto importante, non come Requiem, ma che sia altrettanto importante. Però io penso che sì, dal 2007 ad oggi è sicuramente forse uno dei dischi più importanti che siano mai stati fatti. No, penso di sì, penso che in realtà qualcuno che un po' lo spartiacque l'ha fatto già c'è stato, perché secondo me io sono un cane con dai, in realtà una specie di spartiacque l'avevo ormai fatto, anche Sì, lui. sì, sì. Non sono ancora sicuro, non ho passato secondo me ancora anni, cioè il Requiem de Verdena lo posso dire perché l'ho sentito la prima volta che avevo 14 anni, ne ho 25 e lo sento ancora come qualcosa che... mi stupisco ancora e ci trovo ancora delle cose che non avevo sentito quando avevo, cioè, 14 anni. È un disco che Sì, sento esatto. da più di 10 anni e non mi stanco. E mi succede con pochi dischi, nel senso che mi succede, ecco, un disco che non mi stanco mai di ascoltare è Strange Days The Doors. E quindi Requiem riesce a farmi lo stesso effetto di uno dei più grandi successi della musica rock mondiale. E questo dimostra quanto secondo me è potente a livello. Andando poi all'interno del disco, è incredibile la costruzione anche di determinate cose, cioè l'arrivo a determinate profondità, cioè l'arrivo anche che già un po' si assaporavano nel suicidio del samurai, già un po' in pezzi come Mina, in pezzi come 40 secondi di niente, 17 tiri in cortile, già si assaggiava quel tipo di roba che poi è arrivata, Sì. che per assurdo si è tramutata in qualcosa di paradossale, cioè quindi quello che poteva essere un 17 tiri in cortile in Suicide Samurai si è trasformato in Woz in Requiem, il pezzo più pop, che ne so, Mina si è trasformato in Angie e quindi... Via discorrendo c'è stata proprio un'evoluzione. Luna si è trasformata in un Don Calisto, e quindi è lì che poi in realtà è arrivato la grandezza di Requiem. Cioè, Requiem è un disco che sfiora l'hardcore, sfiora il. In Woz strilla a un certo punto, c'è un grido acuto e basta. Cioè, Sì. in Requiem, in Don Calisto vengono dette delle cose incredibili. Cioè. Le chitarre sono pesanti, quasi metal, cioè si arriva a un punto in cui c'è un eccesso, diciamo, c'è un eccesso
di roba che i Verdena si tenevano dentro e hanno sputato fuori, dentro, cioè, fuori in quel disco. Cioè, è stato proprio uno sfogo. Cioè, Requiem mi sembra uno sfogo verso la società, è uno sfogo verso la vita intera di giovani abbandonati in un paese del cazzo. Cioè, quindi, secondo me c'è questo all'interno di Requiem. Forse ce lo vedo solo io, forse in realtà c'è, non so, questo qui. Anche Francesco. No, sicuramente c'è, e Regon c'è veramente tanto. C'è mi pare che ci sia anche una forte componente psicologica. Si sente il disagio di quei ragazzi, non voglio dire di quella generazione, perché in realtà poi. La dimostrazione della nostra puntata è che loro sono andati anche molto oltre quella che è la loro generazione. Ci ha toccato noi e tocca anche quelli che probabilmente stanno nascendo adesso, forse ancora di più. E quindi, cioè, credo che per fare questo, per parlare in maniera così universale, per forza il discorso non può essere ridotto a un fatto solo generazionale, ma è davvero No, de deve avere assolutamente. delle radici profonde. Io penso che si vada anche oltre proprio l'età, cioè qui è un discorso che va proprio dentro l'essere umano a tutti gli effetti, cioè l'essere umano che sia di 50 anni, che sia di 15, cioè anche tante volte ho sentito più volte dire che Verdena hanno un suono adolescenziale, ma a mio parere non è vero, cioè qui si va oltre anche quello che è un'etichetta di età. Qui si sta andando a fondo, cioè il disco va a fondo alla psicologia dell'essere umano in generale. Cioè, qua ci sono gli Sì. incubi, ci sono gli incubi e gli scheletri di tutti dentro questo disco. No, vai oltre, scusa l'interruzione, era un. No, niente. In realtà volevo dare un po' a te il lancio per chiederti anche, ecco, se pensi che all'interno di questo disco ci sia in qualche modo una riflessione definitiva su tutta la loro discografia, nel senso quello che era stato fino a Requiem, perché riprendono sicuramente molta di quell'oscurità, e vabbè, il titolo credo che di per sé dica tanto, però mi sembra che ci sia un po' questa idea, anche soprattutto quando c'è il Gulliver, il pezzo il Gulliver che dura 11 minuti, ci sia un po' un preludio a qualcosa di epocale, nel senso di proprio anzi, di epico, un po' quell'epopea che poi magari hanno affrontato successivamente con Wow in maniera molto diversa, un po' più luminosa, forse anche più pop in alcuni punti. Però non so, ci sento ecco questo miscuglio delle due anime dei Verdena, quella più luminosa e quella più complessa, più oscura, più nichilista, che si fondono in maniera perfetta in Requiem, che diventa il Requiem perfetto, c'è cioè proprio quasi un epitaffio, come se effettivamente finisse non solo un loro periodo musicale, ma anche come se si rendessero conto che quello è il Requiem della musica italiana. Io penso che, sinceramente, penso che sì, che il disco è costruito per essere un qualcosa. Secondo me è stato anche studiato sotto un certo punto di vista. Io non nego il fatto che ogni volta che ascolto la musica di Verdena penso che i Verdena in realtà pensano molto di più di quel che noi crediamo dei loro dischi. Cioè, ogni traccia, anche il nome di quella traccia, è pensato sotto un certo punto di vista. Sì. Non come all'inizio dicevamo, ecco, insomma, che non, i testi erano abbastanza. Ma a Requiem si è arrivato a un punto che da Requiem in poi, e soprattutto forse anche prima, quindi Suicidio del Samurai, i testi di Verdena hanno una ragione di esistere, sociale, politica,
ma non solo, hanno una ragione di esistere psicologica, hanno una ragione di esistere letterale, letterata, vanno oltre il tutto, cioè filosofia quasi, filosofia pura la musica di Verdena, a mio parere. Sì. Quindi c'è tutto un filone filosofico. L'epopea in sé fa parte ormai di Verdena e penso che il Requiem sia stato l'inizio dei filoni epopeici. Perché poi lì abbiamo Wow e Decadence, che sono entrambi delle epopee, cioè fatte anche di due Sì. dischi. Anzi, Wow ne so quattro di dischi. Wow, Sono due sono CD. Diciamo come doppio disco, sì, poi nell'EP credo siano quattro, però ecco. Sì, esatto. Ma siano due, sono quattro side comunque. Sì. Ecco, Decadence sono due CD. Requiem è l'ultimo, è l'ultima spiaggia del passato di Verdena e l'inizio del futuro. Sono il Requiem è il disco che è in mezzo non solo alla musica italiana, ma anche nella carriera di Verdena. Sì, è il disco che. Uno spartiacque anche nella carriera di Verdena. Non sta né da una parte né dall'altra, è lì. Vive in una realtà in cui vive solo Requiem, anche nella carriera di Verdena. Il Sì, Gulliver ne è un sì. esempio, ma il Gulliver è un esempio anche di quello che dicevamo prima. È un esempio anche del fatto che un disco che è riuscito ad avere il potere di all'interno di avere tracce come Angie e Muori di Lei che sono arrivate in televisione, sono passate in radio, hanno avuto successo su MTV. Allo stesso tempo all'interno di questo disco ci sono tracce che arrivano a sfiorare dei tempi inascoltabili per la musica pop, 11 minuti, 12 minuti, mi sembra che l'ultima addirittura ne arriva a 16, se non sbaglio, Ma credo sia 12 e 12 e qualcosa, quasi qualcosa. 13. Ma delle cose che in realtà di solito non esistono nella musica, e che esistono nella musica, ma non esistono in una musica da televisione, e quindi Verdena comunque con Requiem sono arrivati a fare qualcosa che non è stato capace di fare nessuno prima. Scusatemi se lo dico in maniera spicciola, perché spicciola non è, ma è per far capirlo meglio, cioè nel senso i Verdena hanno fatto qualcosa che non è stato mai capace, non ha avuto mai il coraggio di fare nessuno a quel livello, in quella maniera in Italia, perché all'estero è tutto un altro discorso. Sì. E a proposito di estero, mi viene una domanda forse anche molto stupida, però è così per alleggerire forse un po' il discorso. Secondo te, Requiem de Verdena sta alla musica italiana come Spiderland degli Slint sta alla musica americana? Momento di silenzio. Non lo so, questa è una domanda. Del cazzo. sì, è un po' scomoda, però sì, potrebbe, dovrei risentire entrambi i dischi, rendermi conto anche. Perché l'America è complessa, cioè non posso dire che gli Slint abbiano fatto quello che i Verdena hanno fatto in Italia e in America, perché in America non l'hanno fatto solo gli Slint. Ecco perché. Sì, poi gli Slint hanno avuto il tempo di un solo disco, però non so, Requiem per attitudine, anche per studio di alcuni pezzi come il Gulliver, sotto prescrizione del dottor Huxley, che hanno questa costruzione un po' post-rock, pezzi molto lunghi. Non so, mi dà l'idea di una sorta di Spiderland italiano, ecco, come se fosse A livello di sonorità, quell'atmosfera. sì. A livello di sonorità, sì, chiaro che c'è del post-rock in Verdena, in Requiem. Ci sarà del post-rock anche in Wow. Cioè. Sì. Penso che ci sarà anche in Decadence, in realtà, se lo andiamo a vedere, cioè, su tutti gli aspetti. Penso che da lì il post-rock sia diventato una delle influenze. Per questo io parlavo di Nottwist, nei primi dischi, perché il post-rock è un'influenza di Verdena. Cioè, i Verdena sono il vero primo gruppo post-rock italiano. Nessuno. Non so se si è mai detta questa cosa, in realtà, eh. Non so se mai si è parlato di Verdena come post-rock. In realtà i Verdena secondo me sono post-rock a tutti gli effetti. Sì. Sì. È il genere in cui li identifico meglio. Cioè, ho sentito paragonare a Nirvana, li ho sentiti paragonare a cose che secondo me non c'entrano nulla.
Ritengo che sì, sia il post-rock in realtà l'influenza maggiore di Verdena. Cioè, Verdena hanno provato negli anni 90, perché si parla di quegli anni lì, cioè i primi anni 2000 in America, i primi anni 90, gli anni dei Tortoise, gli anni degli XXU, erano gli anni del post-rock, cioè, i Mogwai e tutte queste robe qua, erano quegli anni lì. Sì. Secondo me c'è anche un po' di stoner, quello dei Decaius, Sì, però più che secondo dei me. Queens of the Stone Age, più dei Caius, insomma, quelli Sì, più. però in realtà quella roba lì c'è solo in Requiem. Sì, sì, Non sì. c'è già più in Wow. Quindi in realtà io penso che l'influenza maggiore sia. Che ovviamente poi, come ogni grande band, i Verdena sono stati capaci in ogni disco di aggiungere influenze e di accrescere la loro musica. Ma penso che l'influenza di base, da Verdena fino a End Decadence, che non li lascia mai, è il post-rock. Sì, su questo sono d'accordissimo. Forse meno presente in Verdena, ma in realtà è presente sotto quella forma che dicevamo dei no, quella che io poi soprattutto mi ci tenevo a dire dei Nothwist, di quei dischi nel 98 dei Nothwist che riportano, che si assomigliano anche, c'è cioè quasi un disco che è quasi uguale. È un disco che ci sono dei suoni che sono praticamente sono Sì. Verdena dei Verdena, cioè proprio spudoratamente simili. Quindi in realtà sì, in realtà ti dirò, cioè, a livello di genere sì, cioè, ci siamo lì e i Verdena si sono mossi e quindi hanno avuto anche sì forse l'impatto, anche perché è l'unica band post-rock in Italia. Beh, praticamente sì. Sì, È veramente post-rock in Italia, sono stati solo i Verdena, penso. e invece, cosa vogliamo dire di wow? Perché wow, se vuoi inizio io il discorso. Non so, provo No, non lo a so, presentarlo. che qui si entra nel discorso che giustamente ci prenderanno per matti, forse. Perché Wow è uno dei dischi più belli che sia stato fatto mai nella storia della musica italiana. Io lo so che lo è anche Requiem, ragazzi, che cazzo devo fare? Perché si hanno fatto due dischi uniti all'altro, più belli di un altro. Cioè, lì non lo so, lì non. Fermate Verdena. Ma non è per cattiveria, però è vero, cioè, nel senso io capisco che adesso chi ci sentirà in radio, wow, e rientriamo un'altra volta in un discorso complessissimo, rientriamo un'altra volta in uno dei dischi più belli che sia mai stato scritto in Italia. E ne parli tu perché io non ce la faccio più. Non ce la No, faccio più. ma io in realtà vorrei fare un discorso molto sintetico su Wow, anche per non prendere troppo tempo, perché è vero che è uno dei più complessi, però è una complessità che secondo me si può sintetizzare bene, nel senso che in realtà prendo le mosse da quello che tu mi stavi dicendo prima della puntata. E tu dicevi che aveva un carattere postmoderno. Effettivamente, Wow, nella sua costruzione, nel suo essere un doppio disco, e tra l'altro quindi essere davvero praticamente invendibile, alla fine ha venduto, ma invendibile, diciamo, per gli standard della fruizione musicale italiana. E, nonostante questo, ecco, anzi, in virtù di questo, ha un carattere anche enciclopedico, sotto un punto di vista musicale, perché poi le influenze in Wow sono enormi, cioè ci sono dei pezzi che sono i Beatles, e poi c'è il ritorno al post-rock, e poi sono pezzi come Badea Blues, che potrebbero averli scritti boh, tanto i Caius quanto Howlin' Wolf. È immenso, cioè è davvero un labirinto quel disco. Boh, io le sintetizzerei così, anche se poi dire postmoderno poi può sembrare che sia un esercizio di stile, invece no, non lo è per niente. Ma in realtà Wow è un esercizio di stile. Cioè,
Sì, però va anche oltre, cioè racconta qualcosa. Racconta qualcosa, ma facendolo secondo me anche in una maniera di esercizio di stile che non c'è niente di sbagliato. Cioè, i No, grandi no, no. capolavori letterari postmodernisti sono esercizi di stile anche loro. Sì. Non è che. Anche se l'esercizio di stile poi c'ha, diciamo, a volte ha il limite di essere, ecco, solo un esercizio. In questo caso, secondo me, è anche altro. Secondo me c'è anche altro, quell'altro è dato anche dal fatto che esistono anche gli esercizi di stile che poi in realtà hanno altro all'interno. Non so come spiegarti, cioè l'esercizio di stile può diventare un esercizio di stile, può nascere come un esercizio di stile e diventare altro. E quindi Sì. quando poi in quell'esercizio di stile ci si mette altro, anche involontariamente, prende la forma di altro. Io penso che in realtà non sia un esercizio di stile, sia una vera e propria odissea. Riprendendo sempre quello che Sì. dicevi tu prima nella puntata, cioè penso che wow, è postmodernista proprio nel senso che è letteratura musicale rivisitata e rimodernizzata a un livello pazzesco in cui c'è dentro mitologia, c'è dentro ecco, c'è anche l'eroe, la figura eroica, c'è anche l'eroe, c'è anche la figura dell'eroe, c'è la figura del dio, degli dei, c'è la figura dell'Olimpo, quasi olimpica, anche nella Sì, visione sì. del video di Arpia, Razzia, Inferno, c'è tutte quelle cose lì che riguardano secondo me poi una visione ormai maturata, cioè i Verdena qua entrano nel letterato, qua entrano nella visione proprio letterata della loro musica, e anche in Decadence poi in parte sarà così, secondo me, cioè Nevischio ci sono dei pezzi anche in Decadence che ridanno a quel tipo di modo di fare musica ormai. Penso che qui i Verdena hanno detto pure Requiem l'abbiamo fatto, quello che eravamo fino a Requiem ve l'abbiamo detto e mo ci siamo rotti il cazzo, facciamo quello che ci pare. E hanno fatto quello che gli pareva, cioè qui si arriva anche a suoni sample, utilizzo di sample che è una cosa che non avevano mai fatto, giochi di, cioè proprio a livello tecnico qui loro si sono divertiti e si sente che si sono divertiti perché ci sono dei pezzi che ti fanno quasi sorridere, mentre prima c'erano dei pezzi che Sì. Sì, rappresentavano un po' la depressione giovanile, qui ci sono dei pezzi che rappresentano un po' la libertà dei giovani, cioè la libertà dell'essere liberi, artisti liberi di fare, di creare. E secondo me, wow, è un lavoro, beh, eccellente, eccellente su tutti gli aspetti e che poi è prodotto in una maniera incredibile. E poi soprattutto perché, ecco, come dicevamo, è un pezzo d'opera d'arte. Secondo me è una grande e lunghissima opera d'arte. assolutamente sì. Beh, su Wow, non so, io no, non mi sento di aggiungere niente se non mi viene proprio voglia di consigliarlo, perché mi Sì, da viene voglia anche a me di sentire, wow, ascoltarlo. è da sentire, wow, è da sentire. Anche perché parlare di wow è impossibile, cioè ci sono talmente tanti pezzi e sono tutti belli, cioè, quindi in realtà stiamo qua un'altra ora, ora e mezza a parlare di No, wow, ma forse anche 8 puntate ci cioè, seguirebbero. oppure cioè, come se vi stiamo a fare una puntata, mettiamola così, siccome non vogliamo, io penso, né io né Frank vogliamo rendere la musica noiosa, perché parlato è come se vi stessi qui a raccontare l'Odissea e io penso che vi appallerebbe, quindi andrei più sul sentitevelo, perché io che vi continuo, che io e Frank vi continueremo a parlare di quello che è wow, è inutile se wow non ve lo sentite con le vostre orecchie. E quindi sì, Sì. wow va sentito come l'Odissea va letta, come la Divina Commedia va letta, cioè qui c'è anche la, cioè in Esatto, wow c'è anche la Divina Commedia, per esempio, c'è tutto, esatto. C'è tanto, c'è c'è tanto. veramente tanto, quindi potremmo parlarne per ore, se ne potrebbe discutere per ore e si potrebbe anche non arrivare a un punto in realtà, cioè, quindi direi che si potrebbe perdere in una matassa di discorsi. E Decadence invece arriva subito, subito dopo. Nel senso non a livello temporale, è quello che arriva subito dopo wow, ma in realtà con 5 anni di distanza, quindi 2011 Sì, 2015 wow e 2000 forse, 2015-2016 End Cadence, credo 2015. 2015 in cadenza.
E wow, Comunque, insomma, 2012. 4-5 anni di lavoro Arriva in cadenza. e... In cadenza in realtà si divide in volume 1 e volume 2. In realtà Sì. usciti separati, mentre i Wow uscirono insieme e in decadenza è uscito separato. Me lo ricordo Sì, perché... sotto costrizione dell'etichetta, perché loro in realtà avrebbero rifatto un doppio disco, però l'etichetta ha evitato appunto il suicidio dei samurai dell'etichetta e gli ha chiesto gentilmente di dividerlo in due volumi. Beh, qui End Cadence, diciamo che qui Verdena forse sono leggermente più ortodossi rispetto a Requiem e Wow, sia musicalmente che a livello di minutaggio dei pezzi, un po' più matù, un po' più signorotti forse su questi due dischi. Secondo me qui in realtà siamo di fronte a un lavoro che è particolare perché secondo me il volume 1 e il volume 2 in realtà anche, forse è stato anche meglio che siano usciti separati, perché il volume 1 e il volume 2 sono veramente diversi l'uno dall'altro. Credo, non vorrei dire qualcosa di cui poi mi pento in realtà, però credo che qui sia iniziata un po', la visione, più di Alberto, della musica psichedelica. Sì, beh, se ne sente tanta, Qua sì. siamo più vicini allo psych rock sotto alcune forme artistiche. Sì, diciamo che la Nuovi prima volta che saggi. l'ho ascoltato, io ho pensato subito ai Flaming Lips, Esatto, cioè quella roba quel lì. terreno lì. Ed è un disco che ancora devo analizzare bene. Io, se sincero, cioè In Decadence volume 2 l'ho sentito meno di volume 1, forse il disco l'ho sentito di meno di tutti i Verdena. Non per cattiveria, perché all'inizio non mi piacque tanto questa idea di In Decadence. Non mi piacque neanche Wow, in realtà. Quindi, come sempre, sono pronto a rivalutare i Verdena. Ma lo riascolterò perché è in vista l'arrivo di un nuovo disco e quindi coglierò l'occasione per rivalutare anche Decadence. Ma credo che Decadence sia il disco un po' più scarsetto di Verdena. Decadence volume 1 è molto 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 bello, ci sono dei pezzi davvero interessanti, Nevischio. C'era una canzone nel volume 2, tra l'altro, che mi piaceva un sacco, ancora mi ricordo, che si chiama Identikit. Ma Sì. lì siamo su altissimi livelli. Il fatto che forse questo cambiare continuo che adesso avviene nei Verdena, devo essere sincero, ti impiega tempo ad abituarti a questo cambiamento di Verdena. E quindi Decadence, secondo me, è un'altra epopea in realtà. È solo che ero ancora talmente troppo entusiasta da quello che era stato Wow, che sentire tutto un altro suono adesso mi aveva scombussolato. Quindi, dopo quanti anni sono passati? 6 anni dall'uscita di Decadence, forse sarò capace di rivalutare anche Decadence. Sì, esatto, ma perché effettivamente, beh, adesso anche noi abbiamo una nuova maturità rispetto a quella che potevamo avere 6 anni fa. A me fece lo stesso effetto, rimasi un po' deluso inizialmente dal progetto, addirittura mi chiesi se forse stava finendo un po' il periodo dei Verdena. Poi, col tempo ho rivalutato tantissimo il volume 1 e il volume 2, ecco, è qualcosa che devo ancora approfondire, che devo ancora capire, però sono abbastanza sicuro che andando avanti con la ricerca si riveleranno due dischi che forse magari tra 10 anni diremo anche che sono stati superiori a Wow, chi lo sa. Esatto, e questo è quello che succede con Verdena in continuazione, perché io fino a quando è stato il periodo che li ho conosciuti era appena uscito Il Suicidio del Samurai. E
Io li ho conosciuti, che la canzone con cui li ho conosciuti era fantastica, è stata la prima canzone che ho sentito di Verdena nella mia vita. Poi sentì Spaceman, poi andai indietro, sentì gli altri dischi e mi ero affezionato tantissimo. Poi uscì Requiem, a me mi casò tantissimo. Io mi ricordo che Requiem fu, perché io comunque seguivo il flusso di quello che era stato il suicidio del samurai, arriva Requiem e quindi mi casai tantissimo con Requiem. Adesso vi racconto un po' così la mia visione, cioè la mia storia con i Verdena. E quindi mi casò tantissimo Requiem. Quando uscì, wow, per me fu una batosta sulla testa, tipo. Ancora me lo ricordo perché non fu a tanti anni di distanza da wow rispetto a quanto poi è stato in realtà in Decadence. Furono in realtà 2009, 2011, 2007 e 2011. Furono Più o meno quegli anni là, sì, più o meno la stessa quantità di sono anni. 4 anni. Però ecco, era talmente tanto bello Requiem che il Requiem è durato per 5 anni come se fosse uscito ieri. Sì. Cioè, è stato quell'effetto, lo sentivi come se era appena uscito in realtà. E quindi poi arrivò wow. Batosta in testa perché l'ho odiato io quel disco. Ho detto, ma che cazzo hanno fatto? Ma che è successo? E poi in Sì. realtà, a essere sincero, è arrivato il punto in cui ho risentito wow dopo 2 anni che non ho ascoltato i Verdena per niente. E risentì wow e io dissi, ma che cazzo mi passava per la testa a me 2 anni fa? Cioè, questi avevano fatto uno dei capolavori e lì mi partì là, il conio per wow. E poi uscì in Decadence e io ero tipo, ma mo che cazzo è successo? E sempre così. Cioè, da quando, Esatto. dall'uscita di Requiem in poi, Verdena mi hanno fatto sempre questo effetto. Quindi, in realtà, non ho neanche i miei dubbi che Decadence possa essere un disco migliore di Wow. Che poi è poi il punto di forza di una band del genere, cioè il punto è proprio questo, non fare quello che il pubblico vuole. Quello che il pubblico si aspetta, sì. E in realtà è Deluderlo un discorso che continuamente. però non ero capace di capire ancora nel 2015, penso, a questo Sì, livello. esatto, idem. Quindi penso che in realtà a oggi, anzi, finirò questa puntata e mi metterò in Decadence, ve lo prometto. Lo faccio oggi, Esatto, tanto anch'io. col rischio che fanno uscire il disco domani, perché non si sa mai con Verdena. Che in realtà la data non è stata precisata, l'uscita del nuovo Sì, disco. potrebbe anche essere l'anno prossimo, chi lo sa. Si dice che stia uscendo un nuovo disco di Verdena da un paio d'anni ormai, quindi Esatto. ci aspettiamo un'altra botta in testa. Quindi io in realtà sono troppo in ritardo adesso per abituarmi ad Decadence, che già subito arriverà un'altra epopea, forse. Andiamo Esatto, prepariamoci a un'altra. a un'altra delusione che poi si tramuterà in capolavoro, queste cose Esatto. particolari che succedono con Verdena. Però sì, sono contento di aver affrontato i Verdena a livello monografico, perché in realtà mi ha fatto tornare un sacco di voglia di ascoltarmi Verdena, un sacco di voglia anche di ascoltarmi In Decadence, e un sacco di voglia di aspettare qualcosa in più di Verdena, nonostante le loro comparse televisive che un po' mi hanno scioccato. Ma di solito non sono personaggi che in televisione facilmente riesco, cioè anche perché so che sono molto contrari all'oggetto Sì. mediatico in sé. Però non ho paura che non, so che sono dei grandi musicisti, e questo mi fa sperare che il prossimo disco di Verdena sarà un grande disco. Sì, speriamo. Non so, tu cos'altro hai da dire su Verdena? O pensi che in realtà dovremmo poi riaprire il discorso in uscita del nuovo disco in futuro? Ma sì, io penso che quello che insomma volevamo dire l'abbiamo detto, e adesso non ci resta che aspettare, secondo me sarà da riprendere anche questo discorso, magari col nuovo disco capiremo, magari ci farà anche capire meglio Entadence, vedremo che direzione hanno preso, potrebbero fare un disco trap, no scherzo, però No, cioè, pazzia, cioè. potrebbero fare Muore. qualsiasi cosa. Lo chiamo per telefono Alberto, io vieni qua ti piglio a schiaffi. Potrebbe aver fatto un disco con l'orchestra, non lo so, potrebbe aver fatto un disco con Morgan, non ho idea. Nel senso, l'unica cosa che è ineccepibile, cioè quello che noi possiamo dire, è che a parte in Decadence, che noi non per una questione che, come abbiamo spiegato, l'abbiamo in realtà assaggiato, cioè l'abbiamo vissuto poco.
realtà la verità è che l'abbiamo vissuto poco. Sì. I Verdena non hanno sbagliato un disco, questa è una cosa che si può dire. Cioè, Sì, non ne ho sbagliato uno. monograficamente parlando, stiamo parlando di una band che ogni disco è un grande disco e va ascoltato, cioè, quindi capita, non capita sempre, cioè, non è una cosa che capita sempre, specialmente la musica italiana in realtà. Che, come abbiamo sempre detto, in realtà la musica italiana resta un punto interrogativo ogni volta. Nelle band non sai mai dove potranno andare a finire, cosa potrà mai succedere. Quindi direi che Verdena restano una band che ha saputo fare qualcosa nella musica chiaramente italiana, ma penso anche mondiale, qualcosa di veramente unico nel suo genere. Beh, io penso che sia tutto, anche che abbiamo fatto un'ora di Sì. puntata sulla seconda parte di Verdena. E direi che si deve anche lasciare un po' pensare, perché non è un discorso facile, non è un discorso musicalmente. Ci si deve, io penso che non abbiamo detto tutto, no, ma perché è impossibile anche solo capire il tutto, cioè, quindi anche dirlo Certo. è un'utopia. Io l'unica cosa che so è che con piacere riaffronterò il discorso uscita del nuovo disco e con piacere mi risentirò in Decadence e fatelo anche voi. Sentite che wow, in Decadence, Requiem, sono un grande sasso, Verdena, il suicidio del samurai, sentiteveli tutti e soprattutto se avete io direi che se avete anche qualcosa riguardo a Verdena da chiedere potete anche chiedercela a noi personalmente, scrivendoci o sulla nostra pagina social o su qualsiasi cosa. Se ritenete di voler sapere qualcosa di più a proposito di una traccia, a proposito di un disco, siamo liberi e felicissimi di parlarne dei Verdena perché Sì. sicuramente c'è qualcosa in più da dire. Per il resto, direi che per oggi possiamo chiuderla qua e riprendere il discorso Sì. all'uscita del nuovo disco. Come sempre, pagina Instagram, Facebook, ci trovate lì, ci trovate sul nostro website, ci trovate qui su Radio Praxis. Grazie a tutti, buon lunedì Buona e giornata. buon ascolto, Erde. Esatto.